Ciao a tutti da Podarac e in questo video voglio presentarvi questo Emote N1, un proiettore portatile molto interessante per le sue specifiche tecniche. Fa parte di un sottobrand di Dangbei, già conosciuta come azienda specializzata nella produzione di proiettori, e vedremo se questo proiettore anche lui può essere interessante, soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo, per la certificazione. Una certificazione che non hanno tutti i proiettori, ovvero quella di Netflix. È un prodotto certificato ufficialmente da Netflix. Dentro la confezione che cosa troviamo? Dentro la confezione troviamo il nostro proiettore accompagnato da un alimentatore con un cavo decisamente lungo che ci permette di andare a utilizzare il dispositivo anche laddove le prese della corrente sono decisamente distanti. Abbiamo anche un bel telecomando per andare a muoverci all'interno del menu. Dobbiamo acquistare le nostre due classiche batterie mini stilo e dobbiamo acquistare eventualmente una bag, perché secondo me è un prodotto compatto che si riesce tranquillamente a mettere direttamente in uno zaino oppure dentro una borsa per proiettare tutte le nostre varie cose. Il design è sicuramente molto azzeccato, sembra anche decisamente moderno. Nella parte anteriore abbiamo il sistema di areazione dove viene espulsa l'aria calda. Non è rumoroso, infatti siamo sotto i 30 decibel in termini di rumorosità. Nella parte posteriore invece abbiamo ben due speaker da 5 watt con Dolby Audio per andare ad arricchire la nostra frequenza di audio quando ascoltiamo o vediamo film. Nella parte posteriore non possono mancare gli ingressi che ci permettono di utilizzare in vari modi il nostro proiettore. Abbiamo il foro dedicato all'alimentazione, il foro dedicato all'HDMI, una porta USB per andare a caricare i nostri film e anche una porta AUX per andare a collegare un eventuale speaker, cuffie, se volete magari guardarvi nella vostra camera un film senza disturbare tutto il palazzo. Ecco, potete collegare non solo le cuffie Bluetooth ma anche le cuffie con il cavo. Se la tua connessione wifi è scarsina hai anche la possibilità di collegarci eventualmente un cavo Ethernet. Il telecomando è molto semplice e intuitivo con le funzioni base per andare a controllare il dispositivo. Abbiamo i tasti rapidi per accedere a Netflix, ovviamente essendo certificato Netflix doveva esserci questa funzione, e abbiamo anche modo di aprire Prime Video, il mio abbonamento preferito, e anche YouTube. Partiamo subito con una domanda bomba: Podarac, perché dovrei scegliere un proiettore del genere quando su Amazon trovo proiettori da 100-150 euro che sembrano simili, che non sono magari compatti come questo? Ma che cosa cambia? Beh, cambiano le specifiche tecniche, perché questo proiettore ha molte caratteristiche interessanti. Partiamo dalla lampada che riesce a proiettare in Full HD nativamente, mentre i proiettori economici sono per la maggior parte scalati. Inoltre abbiamo ben 500 anzi lumens, che di solito in proiettori economici sulla fascia dei 100-150 euro troviamo a 100-200 anzi lumens. Qual è la differenza? Che in quei proiettori economici al minimo fascio di luce non si vede già più niente, con questo invece riusciamo a vedere sicuramente meglio, e la qualità anche visiva non è affatto male. Perché? Perché oltre ad avere un Full HD nativo abbiamo anche l'HDR10 che rende i colori sicuramente più vivi. In ogni caso, all'interno delle impostazioni possiamo poi fare le nostre calibrazioni per andarlo a sistemare secondo le nostre esigenze. Quando ci muoviamo con il nostro proiettore e vogliamo proiettare qualcosa abbiamo diverse altre funzioni utili, come ad esempio il cavalletto qui sotto che ci permette di avere un'inclinazione a 12 gradi sul nostro tavolo. Nel caso non dovesse bastare, sotto è presente una vite che ci permette di andare a utilizzare un treppiedi in modo da ben regolare la posizione del proiettore, che possiamo posizionare non solo in questa maniera come state vedendo adesso ma anche in maniera capovolta. Possiamo posizionarla sul tavolo, sul soffitto, dove vogliamo. Poi dalle impostazioni potete decidere come deve essere regolata l'immagine. A proposito di regolazione immagine, nella parte anteriore abbiamo un sensore utilissimo che ci permette di avere un autofocus, quindi non dobbiamo star lì ogni volta manualmente noi a regolare la messa a fuoco. Lui capisce in automatico come regolare la lente. Soprattutto anche l'angolo di proiezione ha un sistema interno che riesce a far capire al proiettore come regolare anche in maniera automatica
questa angolazione, che in ogni caso possiamo regolare manualmente se non dovesse soddisfarci quello che fa lui. Cosa abbiamo a bordo di questo proiettore? Abbiamo a bordo un software basato su Linux, quindi un software proprietario, non abbiamo Android. Questo ci permette di avere un proiettore molto fluido, perché tutte le varie impostazioni, le grafiche sono pensate, studiate per questa tipologia di hardware. La limitazione magari è la mancanza di determinate app, come ad esempio Disney Plus, DAZN, che in ogni caso possiamo raggiungere facilmente, come grazie a un browser presente all'interno del proiettore. All'interno del proiettore c'è questo browser, voi inserite il sito tipo Disney Plus e eventualmente quelle applicazioni le potete vedere attraverso il browser. Io ho utilizzato i preferiti per raggiungere poi questi applicativi facilmente. Lui di default ha anche Plex, che per chi non lo sapesse è quel software che ti permette di gestire facilmente tutti i tuoi film come se fosse un catalogo online. L'ho utilizzato in passato e sicuramente è un software che dovete tenere in considerazione nel caso voleste crearvi localmente attraverso un NAS la vostra rubrica multimediale di film. Sempre all'interno dello store, che comunque è presente, uno store proprietario, è possibile anche scaricare dei giochi per divertirsi un pochino. Ovviamente le app principali per vedere film come Netflix sono presenti. Netflix che cosa fa con questa certificazione? Vi permette di avere una garanzia sul fatto che il prodotto che state acquistando è fatto apposta per vedere al massimo delle prestazioni i film che ci sono all'interno del proprio catalogo, ovviamente sulla base hardware del proiettore che state acquistando. C'è anche Prime Video, che anche lui funziona perfettamente. Per quanto riguarda l'audio, posso dire che sì, si sente questo Dolby Audio più possente magari di un proiettore economico. Certo, deve essere una stanza non troppo esagerata, tipo sui 50 metri quadri, dove ci sono giusto quelle persone che vogliono vedere il film. Non lo vai a posizionare in uno stadio, ecco, questo è quello che voglio dire. Nel caso comunque è sempre possibile attraverso il Bluetooth andare a collegare degli speaker che ti permettono di avere ovviamente un'esperienza audio migliore. C'è anche l'aux, vi ricordo, che è presente nella parte posteriore del proiettore. Questi dispositivi diventano anche una specie di investimento, se ci pensate. Quanto costerebbe acquistare un televisore da 120 pollici? E soprattutto il televisore non te lo puoi portare dove vuoi. Con un proiettore di questo tipo invece tu riesci con 400 euro, spesso anche in offerta, ad avere un televisore da 120 pollici. Lui riesce a proiettare tra i 60 e i 120 pollici. Inoltre questo televisore te lo puoi portare ovunque con te. Hai anche gli speaker integrati, insomma una soluzione all in one portatile che puoi sempre avere con te in casa, in vacanza, in ufficio, dove vuoi. Quant'è la durata della vita di questa lampada interna? Abbiamo una durata dichiarata dall'azienda di 30.000 ore. Nel caso dovessimo utilizzare questo proiettore per 2 ore al giorno, lo utilizzeremmo per 40 anni, quindi praticamente una vita. Se state cercando un proiettore che non costi un rene, ma che comunque offra una certa qualità visiva e audio, questo può essere sicuramente un prodotto da tenere in considerazione. Tra l'altro disponibile anche su Amazon, il link ve lo lascio qui sotto in descrizione. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un bel commento, lasciate un mi piace e se avete dubbi, domande, curiosità, sono sempre qui a vostra disposizione. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!